Allora, il problema che dice Francesco vuole comprare un'automobile a rate. Una concessionaria propone una soluzione in 35 rate mensili, vabbè, chiaramente, ciascuna del valore di 3 centesimi del prezzo. 3 centesimi del prezzo di listino dell'auto, quindi la prima concessionaria. La seconda invece propone una soluzione in 27 rate, però rate mensili, ciascuna pari a un venticinquesimo del prezzo di listino. Cioè, come dire, o nel primo concessionario o nel secondo il prezzo è quello, immaginate 10.000 euro. Però la prima propone 35 rate dove appunto ogni rata è i 3 centesimi del prezzo del totale, quest'altra 27 rate dove però propone un venticinquesimo del prezzo. Ma che ci chiede? Quale soluzione più vantaggiosa? Cioè, come dire, dov'è che pagherà di meno? Perché visto così non riesco a capire a vederlo. Beh, che cosa dobbiamo fare qui? Qui abbiamo i 3 centesimi del prezzo, fatemelo indicare con P, per 35 rate. Va bene? Qui sotto invece che abbiamo un venticinquesimo del prezzo per quante rate? Per 27, perché chiaramente la soluzione più vantaggiosa qual è? Quella il cui totale ho pagato di meno, eh? Cioè, come a dire, da una parte 10.000 euro, insomma, da una parte poi ho pagato 11.000, da una parte 12, è chiaro che quella vantaggiosa è dove ho pagato 11. Va bene? Quindi li riscrivo qua giù. Quindi abbiamo 3 decimi, fatemi solo spostare per 35 dpi, Pressione 3 centesimi. 3 centesimi, sì, ma mi sono perso uno zero. E qua è un venticinquesimo per 27 per sempre pi il prezzo dell'auto. Beh, siccome il prezzo è lo stesso nelle due espressioni, scusate, da che cosa dipenderà che è il più vantaggioso? Se queste espressioni, cioè devo paragonare queste due espressioni, va bene? Quella che mi dà il valore minore, quella lì sarà il prezzo vantaggioso. Mo, 3 per 35, facciamo un po' quando viene, mi sa 105, Sì, 105. centesimi Sì, dp. E qua invece verrebbe 27 venticinquesimi di P. Beh, così ancora non riesco a vederlo, però una cosa posso fare. Porto al minimo comune multiplo. Vi ricordate proprio il confronto tra due numeri razionali? Esatto, lo porto allo stesso denominatore, che insomma qua è evidente che sarà 100, e da una parte un numero, da una parte un altro, il maggiore, quello appunto il numero, il prezzo in questo caso. Quindi portiamo tutte e due a 100, ripeto, metto P sempre per dire che insomma per P, che non ci interessa, vedete? Chiaramente qua è se stesso perché già ce l'ha il denominatore, qua invece 100 diviso 25 fa 4, quindi 4 per 27. 27 per 4, vediamo un po', fa 104, 108. Va bene? Fatemelo già scrivere, scusate, perché 27 per 2 fa 54, ancora per 2, 108. Quindi, qual è la soluzione più vantaggiosa, ragazzi? Dove pago di meno, no? Perché 105 dove c'è 105 centesimi? Andando a ritroso, 105 era dove pagavamo i 3 centesimi di 35 rate. Ok? Quindi è il primo concessionario. Ok, poi del resto, ragazzi, sono i conti che noi adulti, quando dobbiamo comprare una cosa, ma ci vuole, ecco, un'automobile, sono i conti che ci andiamo a fare, perché a volte i venditori, chiaramente no, perché lo facciano apposta, però insomma, a noi, diciamo, acquirenti, può confonderci, dice, Madonna, la 36, vabbè, 35 è difficile, sono di solito 12, 24, 36, insomma. Però tu nell'andare, anzi lì ti dicono la rata, per esempio dice 36 rate, mo non, il problema è finito, però giusto per completare, 36 rate da ecco 105 euro,
quell'altro dice 24 rate da 178 euro. Insomma, tu non è che uno dice dove mi conviene di più, ragazzi, semplicemente facendo per, perché vedo qua il totale quando mi viene in entrambi, capite? Perché è chiaro che se si riduce il numero di rate l'importo aumenta. Vado a vedere alla fine quanto ho pagato in totale, capito? Cioè proprio un calcolo molto banale pure, perché alla fine non è che, perché se no se ti iniziano a parlare di TAEG, poi c'è un altro coso, il TAN, tutte cose di economia, insomma, cioè io sinceramente tutte le volte che ho chiesto delle ratizzazioni delle cose, chiedevo, sì, dice, dimmi la rata finale quant'è, quante rate mi facevo il calcolo, perché se una cosa, ecco, costava 10.000 euro e qua me ne veniva 13.500 e qua mi veniva, che ne so, 13.100, mi facevo il conto che con questa forma, cioè pagando più velocemente 24 rate, mi sarebbe convenuto, mi risparmiavo quelle 400 euro, capito? Perché se no tra TAN, TAEG e via discorrendo ci imbrogliano la testa e non riusciamo a capire, insomma, che cosa vado a pagare alla fine. Quindi come diciamo utente finale veramente ci interessa, sì, sta cosa di tot, perché chiaramente facendo a rate poi viene di più, cioè quanto ci costa alla fine, devo fare la rata per il numero di rate, senza stare lì a fare chissà quali calcoli. Chiaramente loro devono farli per stabilire quant'è la rata, però poi a noi interessa questo.